Caccia TV con il terzo episodio di Paesi e Paesaggi di Caccia. Quest'oggi siamo nella Sabina, nel cuore della Sabina, nel tiro al piattello di Scandriglia. Un tiro al piattello fantastico, con ristorante, due campi da tiro e pizzeria. Quindi, ragazzi, veramente una cosa straordinaria per un cacciatore che si sta annoiando durante il periodo di caccia chiusa. A voi! Ero al secondo. Vai. Ero. Normali sarebbero questa grande panchina 3 e questa fase 10. Una, due. Tre. Sì, aspetta, non posso passare. Sì, facciamo la quarta. Ecco d'acqua. Guarda il carne. Super. Ma queste sono 3 kg, 4. Poi guarda ragazzo,
Questa l'ho fatta io, lì. Passiamo giù. No. Vedete, ma la rosticini ci sono? Proviamo a vedere. Guarda ragazzo, ragazzo. Allora amici, siamo arrivati a questa sera, siamo stati una giornata intera nel tiro a volo di Scandriglia e ora siamo con il presidente del tiro a volo Scandriglia, Benedetto. Allora raccontaci, buonasera innanzitutto Benedetto. Buonasera a voi. Com'è nata l'idea di questo tiro a volo immerso nel verde? È nata, era una passione che ci avevamo 3-4 amici, abbiamo fatto un impianto per divertirci noi. Invece adesso si divertono gli altri e noi lavoriamo. Visto il da fare che c'è qui è davvero tanto, ma posso farti solo i complimenti. E appunto noi stiamo girando questa serie TV, chiamiamola, che parla di cosa può fare un cacciatore durante il periodo di caccia chiusa. Questo, diciamo, è un nido per un cacciatore, è qualcosa di fantastico. Qui spara ai cocci, però non all'animale, eh? No, qua certo che... Certo. Qui è un parco, vi è rispettato tutto ciò che è natura. E noi abbiamo creato un ambiente con un ristorante ammesso e cerchiamo di dare il massimo per ricevere il massimo, tutto qua. Quindi che possiamo dire ai cacciatori che ci stanno guardando? Ovviamente di venire, ma provare come abbiamo fatto noi una giornata intera presso questo tiro a volo è qualcosa di fantastico. Dalla mattina pranzo con cose squisite fatte in casa, dalla pasta. La notturna, ci abbiamo anche la notturna. La notturna, come abbiamo visto, con i piattelli fumogeni, fantastico, veramente fantastico. Poi venite e troverete di tutto e di più. Abbiamo visto anche che avete due campi da tiro. Sì, abbiamo un percorso di caccia e una fossa olimpica. Per il momento, poi vediamo se... Possiamo, diciamo, potrete aggiungere qualcos'altro. Sì, mi piacerebbe mettere lo skit. Fantastico, fantastico. Sarebbe veramente un campo polivalente a tutti gli effetti a quel punto. Certo, e sì. Ho anche visto la particolarità di questo campo è che al percorso le macchine non sono visibili al tiratore e sembra quasi di simulare l'azione di caccia come un vero percorso di caccia dovrebbe essere, insomma. Certo, se vedi la macchina è finita. Le macchine sono messe in mezzo alle piante, in mezzo alle siepi, in modo che ti rende la cosa ancora più naturale. Giusto, giusto, fantastico. Allora, noi continuiamo questa avventura all'interno del tiro a volo di Scandriglia. Spero vi sia piaciuto, perché è veramente fantastico. Venite a vederlo con i vostri occhi. Allora, io vi saluto e ci vediamo stasera. Ok, ciao a tutti.